Il film di questa settimana ci racconta una delle storie più controverse, interessanti e drammatiche che la storia di Hollywood ci abbia mai regalato. La vita di Grace Kelly, dapprima grandissima star del grande schermo e del cinema e poi principessa del Principato di Monaco. Il film, che si intitola Grace di Monaco, si concentra infatti proprio sui dubbi che Grace Kelly aveva dopo il matrimonio, se ritornare a calcare gli schermi oppure se dedicarsi completamente e solamente ai suoi nuovi doveri di regnante. A interpretare la principessa Grace è stata chiamata una vera e propria regina di Hollywood, Nicole Kidman, che si dice abbia superato la concorrenza dopo numerosissimi provini di star del calibro di Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett e molte altre. La Kidman ha lavorato ormai con i più grandi registi del set mondiale, Stanley Kubrick, Baz Luhrmann, Lars von Trier e quasi tutti i maggiori registi. Nel 2015 inoltre uscirà un altro film molto atteso, girato da un altro grandissimo regista, il tedesco Werner Herzog. La figura di Grace Kelly è una figura ormai diventata leggendaria. Dapprima, quando recitava, è stata la musa ispiratrice di Alfred Hitchcock, che in lei vedeva l'emblema massimo dell'eleganza e la soprannominava ghiaccio bollente. Poi, da regnante, è rimasta comunque un'icona unica e inimitabile dello stile e dell'eleganza. Il regista del film è il francese Olivier Dahan, che già si era cimentato nel raccontarci la vita di un'altra straordinaria donna, Edith Piaf, nel suo precedente film Les Vies Rose. Per questo film Dahan ha dovuto combattere parecchio, dapprima con il suo produttore che voleva dare al film un taglio molto più commerciale e poi con i regnanti di Monaco, per niente contenti della ricostruzione, a loro dire molto fallace, della situazione politica e familiare del Principato di Monaco. Il film inaugurerà il Festival di Cannes, il festival cinematografico più prestigioso al mondo, e la proiezione farà sicuramente molto discutere, dato che già c'è un grosso fermento tra tutti i giornalisti e i critici cinematografici. Come verrà accolto il film in terra francese dopo le veementi polemiche con i principi di Monaco? E poi riuscirà Nicole Kidman a reggere il confronto con l'irraggiungibile e inimitabile Grace Kelly?